Istituto Artusi di Chianciano Terme, siamo nella cucina. Sono stati un anno e mezzo difficilissimi per voi professori innanzitutto, ma ovviamente anche per i ragazzi. Io mi sento di poter dire, non vivo la quotidianità della scuola, però nella vostra realtà che c'è stata una reazione molto positiva, insomma mi sembra che questi ragazzi sono ripartiti molto bene, giusto? Sono partiti davvero alla grande, hanno voglia appunto di fare, hanno voglia di mettersi in gioco, e proprio presso la nostra scuola, che è una scuola aperta da più di 60 anni, che nasce come istituto alberghiero ed è un vanto per appunto la zona, i nostri ragazzi possono mettere in pratica la passione che te, Giacomo, per l'appunto sottolineavi. Teniamo a precisare, e colgo l'occasione proprio per dire, che la scuola è aperta, chiunque può venire a visitarci, può iscriversi presso il corso, la nostra segreteria, per il corso diurno e per il corso serale, e ricordiamo a tal proposito che fino al 4 febbraio sono ancora attive, e quindi è possibile iscriversi come appunto studente artusiano. Buongiorno a tutti, sono Anastasia Migliorati della classe quinta pasticceria dell'Istituto Alberghiero di Chianciano, e l'11 febbraio si terrà la finale del miglior comì di Toscana a Ponzacco Pisa, dove porterò un antipasto, e nella preparazione mi sta affiancando anche una chef stellata, Katia Maccari. Questi ragazzi anche che partecipano a queste competizioni regionali, insomma, danno ancora più lustro a questa scuola. Io credo che sia motivo veramente di orgoglio lavorare qua e con questi ragazzi, direi un connubio perfetto, prof. Certamente, anche perché fare esperienza li aiuta a crescere, e aiutandoli a crescere saranno dei professionisti sempre migliori, è quello che noi ci auguriamo per loro. Noi possiamo vantarci che la maggior parte dei nostri studenti trovano lavoro nel giro veramente di pochissimo tempo. Ma poi basta pensare che in questa scuola abbiamo quattro articolazioni più l'articolazione IFP come operatore del turistico sportivo, che oggigiorno sono quelle professioni che ci chiede il territorio, ma non solo. Basta pensare che, ora non sta a me a dirlo, il 13% del prodotto interno lordo è la voce turismo. Se un ragazzo e una famiglia dovrebbe essere sensibile a tali settori, perché può trovare un lavoro più facilmente, perché no, può iscriversi all'università. Grazie, in bocca al lupo, e chi volesse, l'Istituto Artusi a Chianciano. Siamo qua, sì. A raccogliere le braccia aperte.